Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Supernova, la rubrica che ascolta tutte le voci intorno al pianeta rosso e nero. Ciao Simone, chi abbiamo come ospite oggi? Ciao Marco e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Oggi uno dei factotum della Supernova Fiumicino lo vedete col mini basket, lo vedete coi piccini, lo vedete coi più grandi, perché anche il coach della nostra Serie D, della Sporting Club Maccarese, e ovviamente non ha bisogno di presentazioni all'interno del mondo Supernova, è coach Roberto Pasquinelli. Coach Pasquinelli, domanda di rito, come va? Tutto bene, sono stati i primi 4 mesi e mezzo molto di corsa in questo nuovo ambiente, molto stimolante. Adesso ci siamo fermati, abbiamo ripreso gli allenamenti ieri sera e speriamo di riprendere la corsa che abbiamo interrotto 10 giorni fa. Coach, da uomo di sport, da persona che abbraccia tanti ambiti nel nuovo progetto della Supernova, dai più piccolini, dal mini basket fino agli adulti con la Serie D, come vedi la totalità, il progetto Supernova che stai portando avanti? Il progetto Supernova è un progetto interessante, anche perché ero stato chiamato già 2 anni fa da Salvatore Iannicelli, al quale ci lega un'amicizia un po' particolare, che sono tantissimi anni che lo conosco, e poi tramite lui ho conosciuto Porfidia e Laurenza, e mi hanno subito messo sottoposto questo progetto, che è molto molto interessante, cioè ambizioso, ti trasmettono tanta energia, tanta positività, e quindi è un progetto stimolante, diciamo, di questo progetto di Supernova, di creare questo polo in quel quadrante del Lazio che comunque ne ha bisogno. Quindi diciamo che c'è tanto da fare, però siamo partiti bene dall'anno scorso, quindi io mi sono aggregato quest'anno, quindi darò il mio aiuto per continuare a crescere in questo progetto. A proposito, parliamo del mini basket. Come valuti attualmente lo stato del mini basket nell'intera polisportiva? Abbiamo, come si è visto già dalla festa di sabato, visto che il progetto della Supernova racchiude sia il mini basket a Passo Scuro, ma anche il mini basket dell'MB Maccarese, quindi come si è visto nella festa sono più di 110 ragazzini che hanno preso, stanno facendo mini basket da noi, dove lo staff, all'interno c'è mio fratello e ci sono altri istruttori molto bravi, anche come Nicola, Andrea e Daniele. Stiamo facendo un buon lavoro. Io sono sempre dell'idea che la prima cosa per iniziare a fare un progetto grande, la base deve essere larga, e quando i numeri cominciano a essere importanti, allora poi si potrà cominciare a fare un lavoro sulla qualità. Adesso stiamo cercando di abbinare qualità a quantità, ma la quantità è importante averla per una struttura come la nostra. Quindi, però ho visto sabato tanti ragazzini, tanta gente felice, molti genitori, abbiamo fatto una bella festa con cui abbiamo fatto vedere intanto quello che stiamo facendo ai genitori e a tutto l'ambiente. Coach, mini basket, ma non solo, perché stagione in corso, la società ti chiama per sedere sulla panchina della Serie D, una panchina importante con obiettivi importanti. Ti chiedo come sta andando invece con i senior, con loro. Il progetto di MB Maccarese è stata una situazione improvvisa, considerate che io stavo a New York quando mi hanno chiamato la settimana di ferie, mi hanno chiesto di dare una mano, e stando dentro al progetto ho detto di sì, se serviva, e quindi da quando sto allenando la sera diciamo la squadra sta lavorando tantissimo, stiamo cercando di recuperare gli infortunati e abbiamo fatto anche discrete prestazioni, stiamo crescendo la Supernova, diciamo che la società ha messo a disposizione un roster importante comunque, a parte l'ultima partita in cui non abbiamo potuto lottare ad armi pari, ma stanno lavorando molto bene la sera. E qui la differenza poi che vi posso dire tra allenare i grandi e allenare i piccoli, diciamo che i piccoli sono le 2 idee domani, mentre i grandi sono le 2 idee adesso, quindi io, la Serie D mi dà la possibilità comunque di confrontarmi a me personalmente come allenatore su un campionato attuale, quindi mentre quando lavoriamo col mini basket o col giovanili come sto facendo, cerchiamo di formare i giocatori per le prossime prime squadre della Supernova.
a proposito del confronto fra allenatori, viene automatico quello lì, no, che penso ti abbia un pochino contrassegnato per tanto tempo, con tuo fratello Maurizio, che anche egli parte della Supernova. Che rapporto vi lega dal punto di vista umano e dal punto di vista della competizione anche fra voi, allenando entrambi? Sì, no, tanta competizione no, c'è tanto orgoglio, perché insomma siamo, facendo parte poi della stessa famiglia, siamo cresciuti a pane e pallacanestro, anche se poi il Pasquinelli, quello che resterà nella storia, sarà mio padre, che è quello che ha fondato le Stelle Marine, quindi noi siamo solo allenatori e le vittorie non è che se le ricorderanno tutti, mentre poi chi ha fondato le Stelle Marine comunque resta, diciamo. Quindi sono molto orgoglioso di lavorare con mio fratello, che mi ha anticipato di un anno in questo progetto, ed è anche stimolante, anche se poi noi in competizione ci siamo stati poco, perché inizialmente i primi anni lui lavorava nel femminile, io nel maschile, poi lui ha fatto la storia delle prime squadre, io ho continuato nel settore giovanile, però è sempre stato comunque bello confrontarci, lavorarci, parlarci, ma non è competizione, è solo è molto orgoglio di stare insieme e lavorare insieme. La festa di Natale, entrambi avete realizzato una batteria di tiri liberi infinita, di fatto battendo i vostri ragazzi del mini basket, ma e tra l'altro c'è la testimonianza anche sul tuo profilo social, coach, di Facebook. Ma a parte questo, ci puoi raccontare qualche aneddoto che vi lega con Maurizio, qualcosa di particolare? Sì, a parte che le foto che ho messo sui social, poi bisognerà trovare le differenze di chi tira meglio, quindi se stile, la meccanica è discreta. La meccanica, noi nati negli anni 70, che abbiamo fatto mini basket negli anni 70, era diversa la situazione. Ecco, diciamo, la rivalità che esce, eccola. Sul tiro, anche se lui è stato sempre un grande realizzatore, e io invece quando giocavo finivo sempre la partita con 15-20 assist, diciamo, lui era un realizzatore, io passavo la palla quando giocavamo, la differenza tra lui un playmaker, lui una guardia di radice, diciamo, quando era giovane anche lui. Noi posso dire un episodio che era successo, per esempio noi la prima volta, che credo che poi sia l'unica, che abbiamo giocato contro, quando allenavamo a Palocco, abbiamo fatto l'Under 20 a Palocco giocando contro Stelle Marine Palocco, lui allenava a Palocco, io a Stelle Marine. Il primo quarto lui protestò tutto il primo quarto contro gli arbitri, alla prima protesta mia sono stato espulso io, e all'arbitro gli ho detto guarda che hai sbagliato Pasquinelli, era lui, era l'altro che ha protestato tutto il tempo, e quindi è stato un siparietto, anche se poi sono dovuto uscire, quindi la partita, il nostro confronto era durato un quarto solo. Hai già accennato questo discorso prima, e sono tanti i Pasquinelli all'interno della Supernova, fra B, D, settore giovanile, settore mini basket. Com'è vivere tutti insieme nello stesso posto, la stessa passione, considerati anche a volte i ruoli diversi e le sovrapposizioni o i contrasti, tra virgolette, che possono crearsi? Beh, no, contrasti penso che non credo, però fa strano, perché quando arriviamo in palestra basta che uno chiama Pasquinelli, ci giriamo in quattro a secondo di dove siamo, quindi ci stanno è strano, anche perché quest'anno è la prima volta che poi lavoro con un familiare diretto, anche perché noi prima ci vedevamo solo a Natale, a Capodanno, sotto le feste, adesso ci stiamo a vedere tutti i giorni, tutte le sere, tutti i giorni, sia con i nipoti che con mio fratello. No, scherzi a parte, è bello comunque lavorare tutti insieme, a cercare di aiutare, perché poi alla fine anche se sono familiare mio, anche se è un giocatore, sempre, per esempio, io so che fa più con Lorenzo, quindi lo sto conoscendo di più come giocatore, da allenatore a giocatore, quindi diciamo è interessante come domanda, ma aspettiamo giugno e poi vediamo quello che è successo da qui a giugno, dai, però è stimolante, è una bella cosa comunque lavorare tutti e quattro insieme. Coach, fai un augurio di un fine anno, fine 2023, un buon 2024 a tutti i tuoi giocatori. Eh sì, io auguro a tutti i miei giocatori, a tutto il mio staff di allenatori, ai dirigenti, a tutto, proprio anche lo staff organizzativo della Supernova, di una grande stagione
un grande annata 2024, che al di là dei risultati, perché poi sai, i risultati a volte dipendono anche un po' dalla fortuna, ma l'importante è creare un gruppo compatto di lavoro, che lavorano tutti insieme, e quindi ci saranno momenti positivi, momenti negativi, ma la forza sta lì nel gruppo, del gruppo Supernova, che è totale. Oltre ai giocatori c'è tutto l'ambiente che gira intorno, dai dirigenti ai presidenti, general manager, direttore sportivo, quindi un grande bocca al lupo a tutti e buona annata, speriamo un ottimo 2024. Noi faremo di tutto per cercare di centrare degli obiettivi e poi ci rivedremo a giugno, dai, faremo un'altra intervista a giugno. E allora con le dita incrociate e con l'appuntamento rinnovato a giugno, che speriamo sia colmo di sorrisi, ringraziamo il coach e ci diamo appuntamento per la prossima puntata. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi, ciao, ancora auguri e buon anno. Ciao ciao, buon anno a tutti. Ciao, auguri ciao a tutti, alla prossima.